perché poi prima o poi i sussidi finiscono. In collaborazione con Banca Centro Emilia, Fantozzi FGM Petroli, Cassa di Risparmio di Cento, Megabyte Sistemi Informatici, Sofia Lucu Parrucchieri. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti collegati ovviamente attraverso Facebook per questo appuntamento speciale di Linea Diretta. Come annunciato nei giorni scorsi, vogliamo parlare di politica e con noi, come vedete dalle immagini, abbiamo Marco Mattarelli, che è capogruppo di Libertà per Cento in Consiglio Comunale a Cento, abbiamo Elisabetta Giberti per Lega, anche lei in Consiglio Comunale a Cento, e Paolo Matli, ex coordinatore di Fratelli d'Italia di Cento. Intanto, buongiorno a voi. Buongiorno a me. Buongiorno a tutti. E la domanda è semplice. Cosa sta succedendo in questi ultimi tempi a Cento, dopo lo scossone, il piccolo terremoto in Consiglio Comunale, dove sembrava che tutto dovesse cambiare, doveva arrivare il commissario, poi invece non è arrivato. Ci sono state anche delle minacce, mi pare di aver capito, di espulsione da parte della provinciale per quanto riguarda voi consiglieri di Lega. Vogliamo riassumere un pochino cosa stava succedendo, cosa sta succedendo in questo momento? Potrebbe partire, perché infatti diciamo che è tutto iniziato l'anno scorso in questi tempi, quando io, che facevo ancora parte del gruppo Fratelli d'Italia, ero coordinatore, e penso di essere stato uno di quelli che ha iniziato Fratelli d'Italia sul territorio quando ancora era il 2-3%, ho seguito le idee di Giorgio Meloni e ne sono ancora convinto, e siccome credo nella coerenza di Giorgio Meloni, ho fatto un percorso che io reputo coerente con la nostra leader Giorgio Meloni. Quando l'anno scorso mi è stato già comunicato che la Lega Nord, lei adesso, aveva fatto questo accordo a livello provinciale per presentare Toselli alle prossime elezioni come candidato del centrodestra ufficiale, sono venute le braccia. In quel momento non sapevo se rompere l'accordo con il centrodestra, quindi passare per quello che rompeva il centrodestra, oppure seguire la candidatura di Toselli. Sinceramente era un bivio davanti a me molto imbarazzante. E quando c'è stato, dopo più o meno questo periodo, la presentazione del passaggio di un consigliere comunale in Fratelli d'Italia, non me ne sono meravigliato, perché ormai è consuetudine che sul cargo che sta dei vincitori salgono un pochino tutti in anno, e quindi pensavo che la cosa fosse finita lì. In realtà era una cosa concordata con il sindaco Toselli, in termini giusto che ho suggerito a Elisabetta, è stato quello, in certo modo, di parassitare Fratelli d'Italia, mettere un zanzino dentro. E questa comunicazione, quando è arrivata sui giornali, io non ero più capace di girare per la piazza, mi strattonavo, non mi venivano a trovare in ufficio, mio cugino ormai mi sfonda la porta addirittura di insolenze, siete matti, ma cosa state facendo qui e là? A un certo punto, io, siccome ripeto sempre che io sono un uomo di piazza, io vivo la città a 360 gradi, io ho seguito il percorso giusto, quello di convocare l'ex direttivo di Fratelli d'Italia, un direttivo allargato a tutti i simpatizzanti di centrodestra, era presente anche la Lega, con qui presente Giberti, Marco Mattarelli, eravamo una ventina di persone. E a questo punto tutti si sono rivoltati, nel senso che si sono rifiutati di seguire Toselli in quanto nostro ex avversario. Sicuramente non credo che abbia formato una giunta che si possa definire di centrodestra in questi anni. Credo che abbia anche vinto con i voti della sinistra. E quindi, ritornando a Giorgio Meloni, che ha fatto della coerenza una sua bandiera, credo tuttora di essere stato coerente, dando immediatamente le mie dimissioni.
e le mie dimissioni sono state fatte in sordina, senza nessun tipo di polemica, nessuno lo sapeva, perché io non amo fare polemica, soprattutto se è gratuita. È una cosa mia personale, ho dato le dimissioni, sono stato tutti, mi hanno seguito tutti quelli dell'ex direttivo, fino a che sono stato contattato dalla Elisabetta, che la stessa cosa la stavano vivendo nella Lega. A questo punto abbiamo iniziato a telefonarci, a sentirci più volte durante il giorno, e ho visto che questo era un imbarazzo anche alla Lega, della Lega, ci siamo uniti. Infatti mai come in questo momento il centrodestra a 100 si è dimostrato, e mi riferisco a quello locale, unito in questa battaglia che stiamo facendo per evitare che il candidato futuro ci sia imposto dall'alto. Noi vorremmo invece decidere noi sul territorio, perché noi conosciamo le persone sul territorio, sappiamo le problematiche del territorio e stiamo stanchi di vedere utilizzare la politica, diciamo, indirettamente in base al successo dei nostri referenti romani. Cioè, voglio dire, Salvini sta avendo successo al primo partito in Italia, bene, la Meloni sta quasi eguagliando il suo successo, bene, ma non dobbiamo nasconderci su questo, noi dobbiamo lavorare sul territorio, perché noi non siamo a Roma, siamo a 100, quindi noi viviamo la quotidianità, vediamo come vengono ristrutturate le strade. Io ho un'ambizione personale, vorrei che una volta si fa un buco nel portico, si rimettesse lo stesso portico, non del teatrami, dico delle stupidaggini, io sono un uomo semplice, però la rete urbana per me è fondamentale. Guardiamo come è stata trattata la nostra città negli ultimi anni, e quindi in questo momento è una battaglia che stiamo portando avanti da un anno, e abbiamo bisogno anche però dell'attenzione dei cittadini, perché i cittadini non si devono fermare alla piccola apparenza: io sono calvo, lei è alta un metro e non so, quell'altro Marco ha una brutta cintura, perché queste sono le critiche. È il progetto che dobbiamo portare, il progetto di orgoglio cittadino, perché è inutile che noi ci lamentiamo tra di noi. Questo è il momento dove dobbiamo unirci come centesi. Quando dico centesi mi rivolgo anche al Forese, naturalmente, Casumaro, Renazzo, tutte le periferie, per cercare di dire basta, ed è ora che ci riprendiamo la nostra città. Ma infatti è proprio per questa ragione che io vi ho invitato qui nei nostri studi, proprio per cercare, come dire, di lanciare un messaggio, vedere di capire come risponde la gente, come risponde il popolo, diciamo, i nostri concittadini, perché da quello che sento, almeno dai commenti, quando mi fermano per strada, c'è un momento di, come dire, non voglio dire imbarazzo, però non stanno capendo esattamente che cosa sta succedendo in questo momento. Hanno percepito appunto questo scossone in Consiglio Comunale, che non si è ancora capito bene se è terminata la vicenda, anche pare di sì, però pare che ci sia ancora qualche strascico, e soprattutto siccome le elezioni sembra che non arrivino mai, ma fra 3 mesi e mezzo, 4 mesi arrivano, le persone, specialmente quelli un pochino più attenti alla politica del nostro territorio, stanno domandando cosa sta succedendo, a chi dovranno fare riferimento. Ecco, questo è un po' il concetto, e soprattutto Lega, che in questo momento è un po', come dire, sui carboni ardenti, proprio per questa, come dire, questo momento di scollamento nei confronti del provinciale, vogliono un po' capire anche come si comporterà. Elisabetta. Intanto saluto Marco, che oggi non c'è perché è al lavoro, e quindi oggi farò un po' la portavoce per quello che è stato, diciamo, il nostro percorso sia in Consiglio Comunale, ma anche all'interno appunto del nostro movimento. Io lo sto rivedendo come se fosse un mantra, perché poi le persone mi fermano e mi chiedono: ma cosa sta succedendo? Dicono che mi buttano fuori, ma tu continui a dire per esempio di tesserarsi. E io dico sempre: io non ho problemi nei confronti del mio movimento, il problema non è la Lega, il problema è che all'interno di ogni movimento ci sono delle correnti, magari più o meno nobili. Noi in questo momento ci siamo scontrati con delle imposizioni provinciali che non ascoltano il territorio, e abbiamo pagato la nostra coerenza, probabilmente stiamo per pagare la nostra coerenza, perché lo ripeto, ad oggi non c'è ancora comunque stata finita di notificare
fare l'espulsione. E anche se venisse notificata questa espulsione, io continuerò sempre e comunque a sostenere la Lega di Matteo Salvini. Quindi vorrei che questo fosse ben chiaro, perché comunque io ho fatto 10 anni di movimento dove ho conosciuto tantissime brave persone che lavorano e fanno di tutto per il bene dei propri territori, tante brave persone, e non sarà una, passatemi il termine, perché a quest'ora dopo ore di lavoro sono già un po' senza filtro, non sarà una sventagliata ferrarese a cambiare quello che è il mio pensiero nei confronti di un movimento che credo di conoscere bene, avendolo vissuto bene all'interno, lavorando, sviluppando, senza chiedere mai niente. Sicuramente le persone sono molto smarrite proprio per questo motivo, perché hanno sempre visto me e Marco, magari prima di noi, perché c'è stato 10 anni, consiglio a noi, lavorare sul territorio ed essere punti di riferimento. Un gruppo che è cresciuto diventando squadra, i miei ragazzi sono ancora lì che fanno resistenza, lo dico sempre. E cosa sta succedendo? Sta succedendo che il nostro percorso, anche il Consiglio Comunale, spiega e racconta che abbiamo cercato di essere un'opposizione anche ragionata, anche costruttiva, ma l'apparenza non ci basta, non ci basta, non ci è bastata nemmeno prima di quelle famose dimissioni dei credici. Perché siamo arrivati ai dimissioni di Pesci? Siamo arrivati lì perché in realtà quando Toselli ha smesso di avere la sua maggioranza, perché comunque due sono fuori uscite dalla Comunità d'Italia formando un gruppo autonomo, 5 sono usciti dalla sua maggioranza, quando ha smesso di essere maggioranza tutti i capigruppo hanno comunque cercato di parlare con Toselli e dire: mettiamoci al tavolo insieme, ci sono delle cose da fare, costruiamo insieme, facciamo questo percorso per il bene della città. Non c'è stato dialogo neanche in questo caso. Ecco perché la dimissione dei 13. Poi, a prescindere dai balletti che qualcuno ha fatto, dalle aree grigie che si sono create per tirare a campare qualche mese, perché la burocrazia aiuta chi ha bisogno di tirare a campare, a prescindere da ciò, noi abbiamo sempre cercato fino all'ultimo, comunque per il bene della città, di fare determinati passi. E i cittadini però ci hanno sempre chiesto di essere l'alternativa a Toselli. Ci hanno sempre chiesto di essere coloro che continuavano a fare il lavoro di proposta, denuncia, e messa anche in evidenza di tutta una serie di cose che continuano ad essere problemi sul nostro territorio e che non sono cambiate in 5 anni. E non sto parlando di opere faraoniche, sto parlando della cura anche quotidiana che si dovrebbe avere del territorio, che però non è mai stato fatto, come per fare un esempio fatto. Ecco che sicuramente le persone sono molto smarrite, le capisco, perché da un certo punto di vista sono un po' smarrita anche io, ma allo stesso tempo noi abbiamo deciso di andare avanti coerentemente con quello che i cittadini, le categorie, gli industriali, i commercianti continuavano a chiederci, che era: siate la nostra alternativa. Ecco perché quando io vi dico la famosa conferenza stampa post regionali, io al tempo ero ancora segretario, oltretutto era nato il mio Leonardo da poco tempo ci siamo chiesti un incontro e non ci eravamo mai conosciuti fino a quel momento, e un po', diciamo, io mi portavo dietro il retaggio di vecchie ruggini, perché io non lo conoscevo, ma qualcuno mi diceva: mi raccomando, perché c'erano stati un po' di scaramucce nel tempo. Però io, devo dire la verità, ho trovato una persona di fianco a me che era chiara, diretta, che diceva le cose come stavano, e spero nel mio piccolo di essere stata un po' così, perché comunque è questo quello che mi piace trovare, la concretezza delle cose dette e la faccia, nel bene e nel male. Poi magari discutiamo anche, ma una volta che ci siamo chiariti ci prendiamo col caffè. Così è stato, da lì è nato un percorso, perché abbiamo capito che qualcuno stava anche cercando di frammentarci,
di utilizzarci. Di dire guardate che hanno scelto loro, no, invece hanno scelto loro, ma sono loro che invece vogliono Toselli. Ma invece una volta che abbiamo iniziato a dialogare si è capito che le basi non sono state minimamente ascoltate. Noi al nostro interno avevamo già detto no a Toselli 5 anni fa. Avete continuato un percorso di coerenza, diciamo, ecco, a questo punto. Al nostro interno, anche durante le regionali, quando ci sono stati tutti quei balletti, perché Toselli poi ha appoggiato tutti i possibili candidati alla regione Emilia Romagna, non ne ha saltato uno. Quando poi ha fatto quell'appoggio proprio sincero e concreto all'ultimo giorno di campagna elettorale a Borgonzoni, noi avevamo già preparato comunque al nostro interno dei documenti, perché abbiamo lottato dove ci sembrava giusto farlo, non sui giornali, ma all'interno del nostro movimento, per fare in modo che si capisse quali erano quelle che erano le realtà del territorio. E una cosa che io dico sempre, dopo aver fatto tutti i nostri documenti, averli inviati ai nostri organi superiori per far sentire le nostre voci nella maniera giusta, cosa è successo? È successo che nonostante tutta una serie di cose che noi abbiamo fatto, chiarito, comunicato, cioè poi è stata comunicata quella sul giornale in realtà, perché la comunicazione ci è arrivata successivamente, dicendo che ancora la nostra espulsione deve essere votata. Trovavamo quel comunicato sui giornali dove si parlava della nostra espulsione, perché noi non avevamo comunicato quello che stava avvenendo. Siamo rimasti un po' perplessi, perché lo comunichiamo da qualche anno, abbiamo tipo un faldone di documenti che lo dimostrano. Prima di farvi la domanda sul futuro, diciamo, volevo sentire da Marco Mattarelli che l'altra sera nell'incontro all'Hotel Europa ha fatto una disamina piuttosto lunga e completa di questo processo, diciamo, all'ultimo consiglio comunale. Per chi non avesse seguito quella diretta, che è stata anche un po' sfortunata perché avevamo una linea un po' ballerina, oggi fortunatamente abbiamo la fibra, quindi possiamo stare tranquilli. Marco, magari vuoi riassumere un pochino le ultime vicende? Ma guarda, le ultime vicende parto così per dire la comicità, ma la situazione è grave, ma non è seria, nel senso che il neo-democristiano Saltimbanco Toselli è passato, lo ricordo, in questa legislatura dall'appoggio al sindaco Pizzarotti di Parma, con tanto di foto sui giornali, noi siamo il nuovo civismo, che dopo Pizzarotti non hanno avuto fortuna, ha traballato un po' per qualche mese fra l'appoggio alla Borgonzoni della Lega e l'appoggio a Bonaccini, con messaggini giornalieri di Bonaccini che gli chiedeva come andava in campagna elettorale. Poi ultimamente il padrone di Forza Italia, poi dopo ha fatto la scelta di, non so chi gli abbia consigliato, sventurato, di appoggiare al Caffè Venezia un pomeriggio di un venerdì che non ha visto nessuno la Borgonzoni della Borgonzoni elettorale, e quindi si è autodefinito di centrodestra. In realtà ultimamente il padrone di Forza Italia, che è uscito dal coma, pare che abbia detto che è difficile trovare candidati se li cerchiamo come li vogliamo noi, non mestieranti della politica, ma persone che con la loro storia personale abbiano dimostrato capacità di lavoro, e già qui siamo in crisi, perché a me risulta che il neodemocristiano Toselli non abbia mai lavorato 5 minuti. Serietà, e ti dimostrerò perché non è serio per noi, concretezza, esperienza da mettere al servizio della collettività. Allora, cos'è successo? Perché siamo arrivati a quelle dimissioni, riepilogando brevemente quello che è successo? Perché Toselli non aveva più la maggioranza. Quindi abbiamo deciso che il commissario, cioè la scelta di dimetterci, fatta in quel modo, era la soluzione migliore per la città, affinché un tutore dello Stato, cioè un commissario, che come ha detto il prefetto Campanaro, a Milano il commissario sta facendo grandi cose, perché è un tutore della legalità,
della legittimità, vuol dire della conformità dei regolamenti alle leggi, della laicità, ovvero sia del non contrarietà alla legge, e sta facendo tante cose e collaborando oltretutto con gli uomini in divisa, quindi con la polizia giudiziaria. Perché? Perché avranno dei problemi, sicuramente da risolvere. Noi pensavamo che la scelta del commissario sarebbe stata la scelta più giusta per arrivare alle elezioni, che ricordo, noi siamo in prorogazione. Noi le elezioni saremmo già in campagna elettorale adesso. L'abbiamo eletto il sindaco il 5 di giugno del 2016, domani è il 5 giugno, quindi la legislatura è finita. Alla fine legislatura Toselli ha lasciato la città come l'ha trovata, con 24 milioni di debiti, pur avendo venduto la Celeron e le partecipate, con le strade illuminate parzialmente, dovendole illuminare tutte, con il palazzetto che è costato 1,5 milioni più di quello che doveva costare, e con una situazione delle partecipate al limite del collasso finanziario, perché la CMU ha un bilancio che non sta in piedi, la CMU Energia ha perso 1,2 milioni, la Clara, a cui partecipiamo col 15%, non ha direttive, tant'è vero che sui giornali sono andati i sindaci suoi vice dell'Alto Ferrarese, lui a dire non va bene così, ma non dando alternative, e con una situazione di palazzo comunale bloccato. Quindi noi arriviamo quel 7 di maggio con la consapevolezza, contro il compreso, che era la strada migliore quella di dare un commissario alla città, un imparziale che portava la città alle elezioni e poi dopo i programmi si confrontano. Noi siamo ancora qui con i nostri programmi. I programmi nostri sono quelli che dicono, l'altra sera c'era un programma in televisione che dicevano il sindaco è l'esempio più lampante della democrazia diretta, perché la gente sa dove abita. Ma il nostro sindaco abita a Burate. Lo facciamo andarlo a trovare, insieme a quello di Ferrara. Le due città più importanti hanno i sindaci che abitano tutte e due a Burate, a pochi metri l'uno dall'altro. Casomai stabiliranno lì i programmi per le loro città, però se uno li vuole andare a trovare deve andare a Burate. Se un ferranese vuole trovare Fabri deve andare a Burate. Se un centese vuole trovare Toselli deve andare a Burate. Se invece uno vuole venire a trovare me, basta che faccio un giro la sera in bicicletta, o venga in un qualsiasi bar del centro, quando la sera sono in giro, che incontro gli amici, incontro Paolo, incontro tutti, come la mente, oppure vengono sotto casa mia e tanto tutti sanno dove abito, voglio dire. Quindi il problema è che noi abbiamo un'idea di governo della città che è fatta di cose concrete, e la città oggi avrebbe avuto bisogno di quella scelta. Purtroppo c'è stato qualcuno per cui io non credo, e ho fatto risposta alla magistratura per questo cambiamento di rotta, credo che ci siano delle cose altre che la magistratura verificherà, come sta verificando i costi eccessivi del palazzetto, come deve verificare anche il fatto che l'ultimo bilancio approvato ma non approvato è approvato ma non approvato. La delibera sull'alto pretorio dice approvazione previsionale 21-23, e nell'ultima pagina dice il bilancio non approvato in base all'articolo 69,5, e io ho fatto un altro sforzo in magistratura insieme alla collega Giberti, perché io non ci sto, io non ci voglio stare a questo gioco al presunto amiamo 100. Chi ama 100 lo deve dimostrare con i fatti, non con gli slogan. Io credo che 100 sia avvolto in una tela affaristica, marcoide, sostanzialmente illegale e per molti aspetti illecita. Ed è questo il motivo per cui questo amore di 100 trattiene tutti con la poltrona di sindaco seduta su cui c'è seduto Toselli, che non a caso viene da San Agostino, che non a caso è un paese che è stato al centro di diverse nostre inchieste per la ricostruzione, come lo è da quando lui è qua. Credo che ci sia qualcosa di più, però purtroppo se gli organi a cui noi ci rivolgiamo, fra cui anche credo ci rivolgeremo al Presidente della Repubblica, non ci danno risposta, questo rimane qui con una maggioranza, non maggioranza, perché la maggioranza non l'ha più, come l'abbiamo dimostrato nell'ultimo Consiglio, con tre nuovi assessori, di cui una dalla presidenza della consulta di Corporeno sparava con delle bordate da 88 contro il sindaco, basta leggere i verbali della consulta, a cui parlerò anche se riesco, il 9 di giugno mi hanno invitato, e poi improvvisamente
vada a appoggiarlo e gli ultimi tre mesi, ma chi vogliamo prendere in giro? In tre mesi non si risolleva neanche un lavandino rovesciato. Questo è una offesa alla democrazia, uno sfregio alla libertà e una presa in giro ai cittadini. Beh, comunque è il passo avanti che era stato chiesto poi da Diego Conte quando ha fatto quella, diciamo, quella retromarcia, no? Mi interrompo solo un attimo perché vedo che sono molti collegati in diretta, mi fa molto piacere, vuol dire che l'argomento è interessante nonostante la temperatura, nonostante l'orario e tutto quanto. Approfitto e mi rivolgo direttamente a voi che siete collegati, se avete qualche domanda da porre lo potete fare attraverso il numero che vedete scorrere in sovraimpressione, è il numero WhatsApp della nostra redazione 051 28 40 418. Noi siamo rigorosamente in diretta, non è registrata, non è la finta diretta, noi siamo veri. Purtroppo la temperatura oggi è un po' alta, l'aria condizionata qui ancora non è stata attivata, siamo un pochino, come dire, accaldati, però comunque siamo qua per cercare di dare risposte a voi che ci state seguendo, per cercare di capire appunto quale sarà, e a questo punto la domanda la devo fare, non so chi risponderà o magari risponderete tutti, quale sarà il futuro, perché a un certo momento siamo quasi in luglio, agosto sappiamo benissimo che andiamo tutti via, in Italia si fa più niente, settembre è già campagna elettorale piena, ottobre ci saranno le elezioni, avete un candidato, qual è il vostro futuro, qual è la vostra idea, ci state pensando? So che la domanda è complicata, però mettiamo anche un pochino di carne sul fuoco. Ma parto io. Prima di tutto penso che quello che sta succedendo, io sono inguaribile ottimista, nonostante tutto c'è sempre l'aspetto positivo. Qualche cosa di positivo questa cosa l'ha creata. Punto primo, il centro-destra non è mai stato finito come adesso. Punto secondo, siamo riusciti a spogliarci un po' di quello che era diciamo la nostra etichetta principale, non continuando ad appartenere ai nostri movimenti per quello che è il nostro sistema di valori, ma tutto questo ha mosso un orgoglio. L'orgoglio centese, sì, questo è vero, sì, questo è vero. Questo orgoglio centese ha unito anche i poli opposti, sta unendo anche i poli opposti. Stiamo tutti quanti parlando con tante persone diverse. Io ieri ho parlato per esempio di Amato, che è un gruppo completamente diverso, che è un stampo, diciamo, diverso da quella che è la nostra appartenenza politica. Al loro interno comunque sono molto, diciamo, hanno diverse provenienze anche loro, però parlando di temi, parlando di argomenti, abbiamo trovato diversi punti di congiunzione. E così sta succedendo man mano che parliamo con tantissime persone. Da qui a dire che cosa nascerà, forse ancora embrionale, come viene da dire, ma si sta creando una sinergia tra poli che una volta erano contrapposti, molto bella. E nonostante un po' la tristezza per vedere queste imposizioni che stanno anche cercando di cancellare il lavoro che è stato fatto, no? Che in realtà non fanno bene gli stessi movimenti, perché la perdita di coerenza credo che purtroppo non sia mai positiva, ma sta creando questa sinergia tra parti diverse. Quindi si ipotizza magari una grosse coalizione, per usare un termine un po' così ampelloso, del centro-destra civico, posso dire una roba del genere? Allora, Paolo. Io faccio un passetto indietro, io mi faccio forza, vanto del mio curriculum politico, nel senso che io faccio politica locale da qualche decennio, e come tu sai, da persona molto attenta come giornalista sul territorio, non ho mai voluto e mai avuto nessun ruolo amministrativo. Mia è una passione come cittadino, come ogni cittadino dovrebbe avere.
tu dici che il cittadino, sì, mi hai detto che il cittadino è disorientato, confuso. In realtà i messaggi sono molto evidenti, perché in mia conoscenza, nella mia storia politica, non ho mai visto situazioni di questo tipo, dove 13 consiglieri vanno davanti a un notaio a firmare, poi durante la notte uno vede la Madonna e cambia idea. Abbiamo avuto due circoli che praticamente sono saltati per aria, quello della Lega e quello di Fratelli d'Italia, un circolo storico, a gente che ha lavorato con me per decenni. Mi sembra anche che in consulte ci sia del frammento, una cosa così non si era mai vista, soprattutto a centro, quindi il messaggio è chiaro. Noi siamo qui soprattutto come cittadini. Io non ho mai voluto niente, mai avuto niente, e ho già firmato in diverse occasioni, non voglio niente, perché qualcuno può in malafede pensare, guarda, sono lì perché ognuno di loro vuole un ruolo. No, io per motivi miei personali, per lavoro, non ho tempo, già essere qui in questo momento vuol dire ritagliare tempo al mio lavoro, alla mia famiglia, ma lo faccio volentieri perché è una missione mia personale. Questo è l'ennesimo messaggio che noi diamo ai nostri provinciali, perché se non hanno capito che si sta rivoltando una città intera per questa scelta, vuol dire che ci sono altri interessi sotto, e sono interessi talmente grandi che sono al di sopra delle nostre teste. Quindi questo è un momento dove dobbiamo lasciare da parte le divergenze politiche, dobbiamo prenderci per mano come cittadini centesi, smetterla di criticarci fra di noi, è il momento di tutti quanti di fare un passo avanti come cittadini centesi. Io non voglio dire quella famosa frase per il bene di cento, perché a volte questa frase la sento dire a persone che mi fanno venire il volto a stomaco, diciamo che hanno un interesse per cento, un interesse positivo. Quindi i cittadini sono un po' pigri, perché alla fine è vero, anche bisogna dire che questo sindaco si è sindaco è perché è stato eletto dai cittadini. Ma ragazzi, come dire, sapevamo che era Coselli, bastava fermarci un attimo, prendere un caffè a Sant'Agostino. Io l'altra volta, non sono un genio della politica, però non ho seguito né Coselli né Conti, ho seguito Mattarelli. Ci sarà un perché ho fatto questa scelta, avevo la libertà rispetto ai miei referenti provinciali di fare le mie scelte, e l'ho fatta, perché è una scelta sulla persona. A cento siamo 35.000 abitanti, ma ci conosciamo tutti, sappiamo quelle persone che hanno un'anima verso la città di cento e quelle invece che si muovono solo ed esclusivamente per un interesse personale. Quindi Giuliano, i messaggi sono ben chiari, non mi si venga a dire che c'è confusione, no, mai si è vista una rivoluzione territoriale come in questo senso. È logico che i nostri referenti provinciali, grazie anche a te, questo mezzo di comunicazione, devono prendere atto della situazione, altrimenti noi continueremo per la nostra strada, che è una strada fatta sulla semplicità, sulla coerenza. Ci sarà un contenitore civico, chi vuole pedalare da quella parte è benvenuto, da qualsiasi estrazione, basta che voglia un interesse positivo per la città di centro. Avete visto, non ho detto più di meno di centro. Ormai però io ti chiedo scusa, sono veramente molto soddisfatto perché stanno arrivando tantissimi messaggi, veramente non immaginavo, visto l'orario, anche un venerdì poteva essere anche un momento per partire e andare al mare, invece mi fa piacere che l'argomento politica di centro sia attenzionato. Arrivano molti messaggi, appunto chiedo, io lo so, la curiosità è questa: ma si comincia a parlare di un candidato oppure è ancora presto? Perché due mesi fa presto a passare, eh? Questo è un po' quello che stanno chiedendo. Però siccome questo percorso lo stiamo facendo insieme, in semplicità e camminando mano nella mano, io penso che quando tra poco, adesso non è ancora successo, ci siederemo tutti insieme poi per definire chi è magari il frontman o la frontwoman che rappresenterà questo spirito di orgoglio centese, allora lo decideremo insieme. E questa è la cosa bella. Non c'è corsa, non c'è egocentrismo in quello che sta accadendo. C'è voglia di tenersi per mano e, piuttosto che rompere questa rete che si sta creando, io almeno parlo per me, ma penso per anche per i miei colleghi, piuttosto si fa un passo indietro. Deve esserci una persona che ci rappresenta, che ha lo stesso spirito di questo orgoglio, che è pronto ad essere, passatemi di te,
locale dai poteri dei provinciali pur di mantenere dritta la barra per fare cose che facciano veramente il bene di 35.000 persone, non soltanto noi. Questo è quello che vogliamo che ci siano in questo gruppo persone con questo spirito, e da qui decideremo senza nessun tipo di bisogno di spinta dell'ego. C'è proprio bisogno di tenerci per mano, è questo quello che deve rappresentarci. Giuliano, tu dici, spesso mi fanno questa domanda, avete un candidato? Ma proprio le sta vedendo, arrivano adesso. Io ho tantissimi candidati e conosco tante brave persone, e devo dirti anche che il circo che ho costruito in tanti anni, di cui facevano parte persone di un certo prestigio, però prima di fare un passo avanti devono un pochino vedere com'è la situazione. Però quello che voglio dire è questo: quando si è sparsa la voce che il candidato del centrodestra poteva essere, anzi doveva essere Toselli, si è aperta una voragine. Quindi tutti quelli che vengono a parlare con me, ma penso anche con i miei colleghi, come già ha definito Giovetta, vengono e parlano personalmente, non rappresentano mai una lista civica, un gruppo di persone. E secondo me noi siamo stati i primi a partire con le idee chiare sul nostro percorso, perché non dobbiamo guardare le persone singolarmente, ma è un percorso che deve piacere. Questo percorso deve essere condiviso anche dagli altri. Quindi aspettiamo che si formino queste nuove liste civiche, che si presentino, che sul tavolo è completamente bianco, si metta giù tutti i programmi per quanto riguarda il futuro della città di Cento. A questo punto tutti quanti dobbiamo fare, come ha detto Elisabetta, un passettino indietro e scegliere il candidato migliore. Ma io sono convinto che non piacerà al 100% a me quello che proporrà Elisabetta, non piacerà al 100% a Elisabetta. Beh, sarà una sintesi, sarà una sintesi del progetto. Quello che deve, il messaggio che deve passare è il progetto in toto, non la singola persona, perché quando la famiglia si allarga, io vengo da Fratelli d'Italia, quindi so cosa vuol dire passare da un 2% a un 19%, non siamo tutti belli e simpatici, si sa, però dobbiamo prendere il meglio di ogni persona. Questo è importante, e tutti devono fare un passettino indietro per farne uno grande in avanti, ma tutti insieme. Allora, si dice del programma, noi diciamo, io per 5 anni che sto in consiglio con Elisabetta ho imparato ad apprezzare. Mi spiace perché Mattarelli è abbranziano oggi, sei colpito dal sole in pieno. Finito qui, ho un impegno dove mi ha chiamato a Castel San Pietro, quindi dopo così tanto mi preparo a fine. ho imparato ad apprezzare Paolo, ci conosciamo da 20 anni, voglio dire, come abbiamo detto l'altra sera, non è un caso se siamo qua. E quando l'altra volta precedente, che ripeto non è un campionato di Formula 1 delle elezioni a sindaco, cioè è una gara singola, le elezioni a sindaco, è una gara singola, uno ne vince una e ne perde un'altra del campionato, ma quello lì l'abbiamo persa, ma abbiamo messo tutto il nostro impegno e si è capito cos'era il nostro impegno. La gente forse ha capito cosa vuol dire l'impegno disinteressato per la città. Che vuol dire? A, avere una certa competenza, quindi conoscenza ed esperienza, che anche cos'è di vantata, ma è una nuova esperienza politica di uno che non ha mai vissuto nell'attività privata ancora, non ha mai gestito un'attività di qualsiasi tipo, quindi non può mai pensare di capire com'è gestita la vita comune della maggioranza dei cittadini, che non lavorano alle dipendenze dello Stato, ma lavorano per conto loro, o per aziende, o in conto proprio, e tutte le mattine fanno una fatica a voi. E quindi devono trovare nel comune della macchina amministrativa una risposta adeguata, immediata, pronta, trasparente e competente. Tant'è vero che noi avevamo inventato la figura del tutor nel nostro programma precedentemente, che c'è in tanti paesi, c'è in tanti cittadini l'hanno inserito davvero. Il tutor è una figura pubblica che aiuta i cittadini a risolvere i loro problemi di pratiche, non certamente di vita. Ma quello che noi stiamo costruendo è un'idea di città, una città che abbia una visione per il futuro, e in questi 5 anni di consiglio con la Beta, con Marco,
che oggi non c'è, con gli altri ragazzi, poi ti dico, io li chiamo ragazzi perché sono il più vecchio, che si sono uniti a noi in questa operazione nei 13, è perché hanno maturato la convinzione che quel modo di gestire la città fatta da questa amministrazione non vada bene. Cos'è l'idea che stiamo maturando, costruendo con le nostre esperienze anche professionali? Economia, sicurezza, ambiente, vivibilità. Per esempio, nessuno parla del PNRR, ma i comuni sono tenuti, nel PNRR, sono tenuti a presentare in regione le loro proposte, che poi la regione, l'altro giorno Draghi è venuto a Bologna, ma è venuto a Bologna al Petropolo, ha parlato con Bonaccini, si attende da Bonaccini, quindi dalla regione Emilia Romagna, delle proposte della regione, ma la regione dovrà fare una sintesi delle proposte di tutti i comuni della regione. Allora, se uno si presenta con una proposta ridicola o con una proposta sgangherata, giusto per dire che la butta lì, come i piani di aiuto che ha fatto questa amministrazione per il Covid, dove hanno risposto solo il 25-30% degli eventi di diritto, perché sono costruite male, poco trasparenti, non fluide, perché fatte da gente che non ha esperienza né competenza diretta, come diceva il padrone di Forza Italia. Con il PNR, per esempio, ci sono 12 miliardi, 14 miliardi in Italia di euro, cioè 28 mila miliardi di vecchie lire, per il rinverdimento e la ripiantumazione degli alberi in città. E per esempio noi abbiamo delle idee molto chiare su quello che è lo sviluppo del verde in città, che non c'è, per renderla più bella, più verde, più salva. Ci sono delle idee, per esempio, perché si devono fare le strade a bizziche e bocconi, 400.000 una volta, 700.000 una volta, 400.000 un'altra, ma non c'è un piano organico. Abbiamo speso 4 milioni e mezzo per il palazzetto, con 4 milioni e mezzo asfalteravamo con tanti lumini a lei tutte le strade del comune, non so se ci rendiamo conto, tutte le asfalteravamo con 4 milioni e mezzo, come vicini a lei, tanto per dire dove ci va. Ecco, quindi è una questione di scelte politiche, non sto criticando quella scelta, quella la valuterà la magistratura. Noi stiamo lavorando a un'idea che è quella di cittadini sentesi, orgogliosi, capaci, politicamente anche impegnati, ognuno ha le sue idee, ma non obbligatoriamente nell'alveo di questo centro-destra. Io chiaro sono un liberale da sempre e mi definisco da sempre uomo di centro-destra, ma ho tanti sostenitori, amici e conoscenti anche nella sinistra, perché no? Perché le cose che io dico sono trasparenti, sono chiare, sono immediatamente comprensibili e non servono a far favori o cercare di prendere dei consensi, servono per dare alla città una direzione chiara. Uno deve andare in comune e dire che è il sindaco, quello lì, che è la maggioranza, questi qua, sono sicuro che non fanno i cazzi loro, fanno altri cazzi nostri forse. Ecco. Vabbè. Posso dirlo così? Mattarelli, no. Sei stato molto diretto e come ho detto anche l'altra sera, ti sto riscoprendo anche come politico, perché ti conosco da molto tempo politicamente, sei maturato, hai imparato anche a essere efficace nella comunicazione, questo mi fa piacere. Io torno sulle domande che stanno arrivando. Noi fra 5 minuti chiudiamo per ovvie ragioni, ma questa la devo fare per forza perché mi hanno già chiesto in 4, quindi a parte il candidato che abbiamo già capito che andate mano per mano e quindi siete ancora nella fase di studio ovviamente in questo momento, però in 4 mi stanno pure chiedendo, ma domani vincete le elezioni in una qualche maniera, con una qualche coalizione, però, con un candidato ovviamente vincete le elezioni, ma questo comune, voi che comunque siete dentro all'amministrazione già da 5 anni, Mattarelli da 10, che conoscete abbastanza bene i conti e che cosa ci si può aspettare, è un po' come avere il carrello della spesa, no? Cosa facciamo da mangiare stasera? Se ho il carrello della spesa che l'ho fatta io, so cosa posso fare, quindi cosa eventualmente si potrebbe fare, che Coselli non ha fatto, diciamo, in questi 5 anni, la prima cosa, la più urgente secondo voi, ecco. Con i soldi che ci sono, chiaramente. Fatto io. Prima di tutto, la cosa che si può fare, e penso che sia a costo zero, è iniziare a dialogare con gli enti.
Cosa intendo? Vi faccio un esempio pratico. Tutti quando si parla di ambiente di solito si girano e li guardano e si accende la spia luminosa, la quella differente. Cioè quella del cassonetto. Esatto. Quindi vi tiro fuori una cosa che riguarda proprio l'ambiente. Lo sapete che un comune dovrebbe chiedere agli enti preposti di pulire le pertinenze delle strade che hanno in questione? Perché non è mai stato fatto? Perché il comune è il primo che non dà buon esempio tenendo pulite le pertinenze delle strade comunali? Questa è cura, questa è quotidianità. Non c'è bisogno di bilancio, noi già paghiamo servizi che dovrebbero fare questo. I servizi vanno verificati, controllati e bisogna fare un planning. Ma chi ha lavorato, chi ha una professionalità, questo planning ce l'ha di natura, lo dice sempre il mio collega Mattarelli, lo sa meglio di me, ma chi? Io nel mio piccolo, nel mio lavoro, devo presentare ogni tot cosa ho fatto, quando, perché e qual è la mia programmazione futura, da qui a 2 mesi a 6 mesi. Io sono dipendente privato, perché il comune non gestisce le proprie pertinenze con questa forma mentis. Forse perché anziché avere dei politicanti che della politica fanno un mestiere, abbiamo bisogno di qualcuno che si presta per un po' alla politica per fare in modo che casa nostra ritorni al suo splendore. Paolo? Guarda, io volevo farmi una frase che mi ha detto qualche giorno fa uno dei più grossi imprenditori locali. Mi ha detto, ricordati una cosa, 100 non è più 100 ma 50. Ci sarebbe da ridere su questa battuta, in realtà è una battuta che mi ha ferito. Mi ha ferito perché io faccio parte di vicentesi che criticano 100. Ma noi siamo della partecipanza, ma amiamo 100, no? Ma il 100 è un paese che è una città, adesso è quando il 100 andiamo a San Giovanni che andiamo in una città. Quindi è stata devastata questa città. Per quanto riguarda i numeri, io credo che abbiamo qui un personaggio che può insegnare ad altri e si è messo a disposizione da qualche anno. Io mi occupo delle cose più concrete e credo che il contatto amministrazione-cittadino non ci sia più. E mi dicono tutti, ma è un po' la situazione in Italia. Sì, però sinceramente io mi occupo di 100. Io il mio potere, chiamiamolo così, è rivolto verso questa città. 100 è 3 vie e 2 circolazioni. Non deve essere così difficile parlare di sicurezza, di sera, quello che sta avvenendo. Io ho una suocera che è bellissima, ha già più di 70 anni, mi fermo qua. Questo è un endorsement, non da ridere. Uscire la sera, cioè, abbiamo i Matteotti che si chiama ormai via dello spaccio, c'è cioè uno spacciatore di 50 metri. Se le vedo io, secondo me dovrebbe vedere anche le persone che si occupano di sicurezza. Non c'è più niente. Io credo che invece sia necessario fare un tavolo tecnico, cioè gli assessori devono essere assessori non per una promessa, una cambiale politica, ma devono essere persone di competenza di quell'assessorato, affiancati da un tavolo politico che non si è mai visto, perché la storia ci insegna che una volta che una persona che promette il mondo a tutti, una volta che si siede su quella poltrona, perde il contatto col territorio, chissà perché. Quindi voi invece pensate di non perdere questo contatto? Noi dovremmo fare, la mia proposta è questa, un tavolo politico in sinergia con un tavolo tecnico, perché il tavolo politico, la politica è la voce del popolo. Le cose sono molto semplici e sono state già inventate tutte, dobbiamo riscoprire come funzionano. Questo è... Ringrazio anche i giornalisti che vedo collegati, quindi evidentemente l'incontro serve. Mattarelli. Stiamo lavorando, stiamo qui, non è una cosa, non è un gioco impegnarsi in comune. 10 anni di attività comunale, e l'avete lo per confermare con i 5 che è stata in consiglio, richiedono studio, sacrificio, dovrei imparare la macchina comunale. Allora, economia, sicurezza e ambiente. Il bilancio ha dei vincoli molto stretti e non stiamo a spiegarlo adesso perché ormai siamo a fine programma, ma il bilancio del comune di 100 è piuttosto rigido ormai, anche per scelte fatte da questa sventurata amministrazione del neodemocristiano Salvimbanco Cosello. E sicurezza, la sicurezza non costa soldi in più,
basta riorganizzarla e capire dove andare a servire questa necessità di sicurezza. Ambiente, l'ambiente, noi abbiamo bisogno di fare 100 ettari di verde per rispettare il piano regionale del verde, che deve essere di 170 ettari. Però, per esempio, pur nella ristrettezza del bilancio, un piano del traffico che era già abbozzato dalla precedente amministrazione, basta tirarlo fuori e vederlo. In Consiglio Comunale ci sono tutte le mie proposte e le proposte degli ordini del giorno e delle interrogazioni fatte, per esempio per ricominciare a incentivare la mobilità elettrica. Un piano del traffico che smaltisca il traffico della città, quello non è a costo catastrofico, è già fatto, bisogna applicarlo e modificarlo, aggiornarlo. Un piano delle asfaltature. Non è possibile sapere quali sono tutte le vie che si devono asfaltare. Quanto costa? 10 milioni? Boh, non ce ne facciamo. Riusciamo a farne per 2 milioni, per 3 milioni? Bene, facciamo un piano delle asfaltature per capire primo anno questo, secondo anno questo, terzo anno, non per soddisfare qualche esigenza di amico dell'amico, come per esempio nel ponte nuovo di via Bologna, ha fatto il tratto in salita e tutta la parte che aveva verso la rotonda, no, sembra di essere a Kabul. Quindi con quale logica queste cose? È chiaro che ci vuole competenza, conoscenza dei numeri, poi prima cosa da fare di fronte ai cittadini, far capire bene questo com'è il bilancio dello Stato. Noi non abbiamo la sovranità monetaria, il bilancio del comune dipende dalle tasse del territorio, dai trasferimenti statali e regionali, sempre meno, e dai servizi a domanda individuale, che coprono solo il 30% dei costi in questa città, per esempio. Quindi bisogna cominciare a capire bene dove tarare le leve per dare delle priorità che diciamo e poi dopodiché applicarle, e non è complicatissimo, ma è ora di finire con quelle zecche e garbugli che promettono delle cose che poi non si fanno. Perché io ieri ho telefonato per fare una visita specialistica all'ospedale e mi hanno detto le visite sono chiuse, deve andare in provincia di Bologna oppure deve andare a pagamento, e io sono stato caccia. Quindi basta queste farfalucche che dicono abbiamo migliorato. Stiamo migliorando forse poco, pochissimo, vedremo cosa farà la nuova vice sindaco, ma questa è la realtà delle cose. Fai le visite, ho anche i dati statistici, potrei dimostrarlo, nelle 300.000 visite fatte, 45.000 sono state fatte a centro, il resto sono state fatte fuori, ho tutti i dati, ma non è questa la sede, ne parleremo. Cioè, abbiamo le idee molto chiare su quello che non vogliamo più. Non vogliamo più che uno che abita a Roma dica che ama la città. Non è vero. Bene, con questa battuta io ringrazio molto tutti coloro che ci hanno seguito. Non pensavo veramente, questo successo mi fa ben sperare che anche i prossimi incontri, e questo è un appello che faccio anche a tutte le altre forze politiche e civiche, ovviamente l'ambiente ce l'abbiamo, le dirette le possiamo fare, la prossima settimana speriamo che ci attivino anche l'aria condizionata, che sarà sicuramente la benvenuta. Noi vogliamo ospitare tutti quanti, è un mezzo questo qui attraverso le dirette Facebook che può raggiungere tante persone, poi rimane comunque online, quindi quelli che non sono riusciti a vederlo adesso se la vedono stasera. È un mezzo molto comodo, molto flessibile. Questo Covid è una delle poche cose positive che ci ha lasciato, la possibilità di comunicare un pochino in maniera più dinamica e a costi anche contenuti. Ho visto che sono collegati anche i colleghi giornalisti, questo mi fa ancora più piacere, spero di avere esaurito tutte le domande che sono arrivate, qualcuna me l'avete mano nella mano, me l'avete come ma dire... Ma siamo sempre qua, perché dietro di noi c'è quel muro di acqua lì, hai capito? Certo, certo. Non ci sono dei lati scuri, c'è un muro di acqua. Poi prima stavi facendo la domanda a Bellina, ha detto, ma voi... Siete sicuri che poi non perdete un po' la retta via? Io penso che noi qui abbiamo tutto da perdere se perdiamo la retta via, perché noi qua ci viviamo. Beh sì, ci mettete la faccia, abitate qui, quindi, certo, qui, certo. Ci sia il futuro delle persone a cui vogliamo bene, dei nostri figli e delle nostre famiglie. Noi qui abbiamo tutto da perdere, quindi noi non ci possiamo perdere per strada per altre vie. Noi qui abbiamo bisogno veramente di vedere fare. Bene, con questa, come sempre, sono le donne che chiudono con l'ultima parola. Ringrazio ancora tutti voi. Grazie a te, grazie a tutti quelli che sono seguiti.
Facciamo partire la sigla, grazie. In collaborazione con Banca Centro Emilia, Fantozzi FGM Petroli, Cassa di Risparmio di Cento, Megabyte Sistemi Informatici, Sofia Lucu Parrucchieri.